nostra eterna amicizia. Però la mia allegria non durò a lungo. Non avevo mai pensato a una nostra eventuale e improvvisa separazione. Quel triste presentimento parve avverarsi qualche giorno dopo il nostro picnic. Che cosa vuol dire che ci trasferiremo a Roma? Che significa tutto questo? Purtroppo dovrai rassegnarti, è stato deciso all'ultimo congresso del giornale. Capisco il tuo dolore, ma è per il bene della nostra famiglia. Tuo padre è stato nominato direttore della sede di Roma. Questo significa, se ho capito bene, che dovremo lasciare la scuola Baretti. Figlioli cari, Nino, Enrico e tu, Silvia, dovete essere molto forti, so esattamente che cosa provate. E credete forse che a me non dispiace lasciare Torino, la città in cui ho vissuto per tanti e tanti anni? Purtroppo non c'è nulla da fare, questo è il mio lavoro, lo sapete. Enrico, soprattutto da te mi aspetto una grande forza d'animo. Tra poco avrai gli esami finali. Cerca di impegnarti e di fare del tuo meglio. Se otterrai un buon risultato, non solo renderai fiero me, ma serberai un ottimo ricordo di questo tuo anno scolastico. Non fui capace di pronunciare una sola parola, perché se solo avessi cercato di farlo, il nodo che avevo in gola mi si sarebbe sciolto in pianto. Sai, Carpino, oggi il babbo ci ha dato una notizia tanto tanto triste. Ha detto che dovremmo lasciare Torino per andare a Roma. Il giorno dopo a scuola non fui capace di dire ai miei amici che presto avrei lasciato Torino. Per il momento trovavo la cosa troppo deprimente. Garrone, cosa pensi che sia successo ad Enrico? Per tutto il giorno non mi ha rivolto una sola parola. Già, ho anch'io il dubbio che gli sia successo qualcosa. L'esame finale era vicino. Il pensiero di dovermi separare da tutti i miei più cari amici era così doloroso che per non pensarci mi gettai a capofitto nello studio. In quei tristi momenti mi parve che questa fosse la soluzione migliore. Finalmente l'esame ebbe inizio. Terminata la prova, non restava che attendere i risultati. Quello sarebbe stato anche l'ultimo giorno che avrei trascorso con i miei amici. Cari ragazzi, eccoci alla resa dei conti. Ho dato 10 punti per ogni materia. Dal totale saprete il vostro risultato. Il primo posto spetta a De Rossi, con ben 100 punti su 100. Bravo! Bravo De Rossi! Bravo, bravo. Il secondo è Enrico con 93 punti. Come? Ho sentito bene. Bravo, Enrico! Bravo, Enrico! Bravo, fatta! Bravo, Enrico, i miei complimenti. Grazie. Bravo, Enrico! Bravo! Bravissimo! Il terzo è Garrone con 91 punti. Evviva Garrone! Bravo, Garrone! Bravo, bravo, bravo. Bravissimo! Il fatto che fossi arrivato secondo era un sogno che si avverava dopo tanto tempo. E io che avevo studiato tanto, soprattutto per non pensare alla separazione dai miei amici. Ed ora un riconoscimento davvero speciale all'alunno che ha raddoppiato il punteggio dello scorso trimestre. A Franti con 40 punti. Fate silenzio. Franti aveva soltanto 20 punti lo scorso trimestre. C'è qualcuno di voi che ha fatto due volte meglio dello scorso trimestre? Non ridete di Franti, dunque. Lui ce l'ha messa tutta, impegnandosi fino in fondo. Questo è quello che conta. Non ridete perciò se il suo risultato vi sembra scadente. Franti, vieni qui da me. Bravo! Sei stato davvero bravo, Franti. Sì, bravo.
Grazie amici, lo devo anche a tutti voi. Ragazzi, ora purtroppo devo darvi una triste notizia. Si tratta di Enrico. Enrico ci lascia. Questo è l'ultimo giorno che resta con noi. Enrico, è vero quello che dice il maestro? Su, vieni a salutare i compagni. Oh, Enrico, mi dispiace immensamente, ma avresti dovuto dircelo prima, non ti pare? Sicuro, non sei stato sincero con noi. Io sono così scosso che non so cosa dire. Amici, mi dispiace veramente. Avrei voluto dirvelo prima, ma se ci avessi solo provato, mi sarebbe venuto da piangere. E quando dovrai lasciarci per andare a Roma? Domani mattina, purtroppo. Allora credo che prenderai il treno che guida mio padre. Ehi, amici, perché domani mattina non andiamo tutti alla stazione a salutare Enrico? Sì, andiamo tutti domani. Il mattino seguente c'erano tutti alla stazione. Ma grande fu la mia sorpresa nel vedere che erano venuti anche il maestro Perboni e la signorina Delcati. Enrico, non so cosa dire, non trovo le parole. Voglio solo esprimerti tutta la mia riconoscenza per essermi stato amico. Questo ti aiuterà a ricordarti di me. È molto bello. Grazie, De Rossi, non ti scorderò mai. Questa è una foto della locomotiva che mio padre guidava ai vecchi tempi. Accettala. Oh, Garrone, sono commosso. È una sciocchezza che ho fatto con il legno. Ci giocherai quando sarai a Roma. Oh, Coretti, è bellissima. Enrico, ecco i più costosi francobolli stranieri della mia collezione. Tienili per ricordo. Sei molto generoso. Grazie, Garoffi. È il libro più prezioso che io abbia. Voglio donartelo per ricordo. Grazie infinite, Stardi. Addio. Enrico, sei sempre stato un vero amico per me. Ho fatto questo burattino con le mie mani, accettalo. Arrivederci, caro muso di lepre. Enrico, io non ho niente da darti, me ne dispiace. Spero comunque che vorrai ricordarmi per questo. In gamba. Oh, Fran, ti penserò spesso a te. Vieni, Enrico. Il treno sta per partire. Amici, e anche lei, maestro Perboni. E lei, signorina Delcati. Non mi dimenticate. Addio Enrico e buona fortuna. Sei stato un grande amico per me, non ti dimenticherò. Pensami qualche volta, Enrico. Poi le lacrime mi offuscarono gli occhi e non riuscii più a distinguerli. De Rossi, il ragazzo assennato, sempre pronto ad aiutarti, il fantastico amico De Rossi. Il forte, gentile e coraggioso Garrone. Il diligente Coretti. Il simpatico muratorino, il nostro caro muso di lepre. Garoffi il commerciante. Lo studioso Stardi. E Franti, che una volta ha fatto a pugni con me. Grazie, amici miei, non vi dimenticherò mai. Il ricordo di ciascuno di voi resterà impresso nel mio cuore. E un giorno, sì, un giorno voglio scrivere un libro su di voi. Arrivederci, maestro Perboni. Arrivederci, signorina Delcati. Arrivederci, scuola Baretti. Addio, Torino mia. Addio le tue strade. Addio ai tuoi comignoli. Addio ai tuoi palazzi. Addio ai tuoi lampioni. Addio alle tue piazze. Addio alle tue Alpi. Addio Torino, addio!
ancora il primo giorno a scuola. Le mie matite, i pennarelli blu, che lontano quel tempo come vola. Verdi giorni che non tornan più. Quanti giorni su quei neri banchi, quanti sogni non ricordo più, ma un pensiero assopito si fa avanti, è quel libro che leggi ora tu. Il tamburino sardo corre senza aver paura.